E bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video. Allora, non credo che sarà un video molto lungo in realtà, perché ho solo un pacchettino ino da aprire, ma che stavo aspettando da veramente tanto. Fra l'altro, il tracking erano praticamente 10 giorni che non era aggiornato, me lo dava bloccato in dogana e avevo tanta paura, anche perché viene dall'America. Allora, ho comprato nuovamente, avevo comprato anni fa da Kibi Shop, comunque ve lo lascio in sovraimpressione, che è un negozio veramente molto particolare perché vende vari. È un grandissimo emporio dedicato all'Android. Praticamente potete trovare tantissimi tipi, pezzettini, plate, capelli, manine, vestitini, tutto, corpi, di tutto, delle varie Android, perché loro comprano e poi smontano e vendono i vari pezzi. Allora, io ho con me anche la mia amata scatolina piena di vari pezzetti di Android, ma soprattutto ho con me, ve l'ho fatto vedere in un altro video che mi è arrivato da AliExpress, ho con me questo piccolino che mi sto portando con me perché è un periodo un po' bruttino, un po' stressante per me e ho bisogno ogni tanto di avere un po' di pucciosità a portata di mano. Allora, lui monta il corpo YMY, ve ne ho parlato in un video dedicato interamente alla comparazione fra i vari corpi per ibridi o BIZU 11, quindi non mi dilungo molto, ma vado ad aprire questa scatolina che tra l'altro è leggerissima, sembra vuota. Adesso l'ho aspettata così tanto, poi vado ad aprire ed è vuota. No, 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 assolutamente no. Allora, vediamo un po'. Ripeto, ho detto oddio, adesso mi arriverà la dogana. Ecco qua, Kibi Chop Shop, non so come l'ho pronunciata prima, e praticamente ho acquistato 4 faccine e nient'altro. Pensavo di aver comprato di più. Speriamo che mi ha messo qualche regalino, ma non credo. Tra l'altro ho comprato una sola volta da loro, tanto tempo fa. Allora. Sì, infatti. Nessun regalino. Vabbè, giustamente non è che erano tenuti. Però non è che mi faccia impazzire il modo in cui le ha impacchettate. Fra l'altro in questa busta addirittura ce ne sono due dentro. Quindi non è che proprio mi faccia impazzire la cosa. Allora, vi lascio. Adesso dopo decido come mi trovo meglio. In sovraimpressione comunque le faccine. Se riesco anche con i nomi di chi appartengono. Così magari se vi interessa potete andarli a cercare. Allora, abbiamo quest'adorabile faccino con gli occhi azzurri. Allora, in realtà io ce l'ho scritto qua. Allora, questo dovrebbe essere Azunas Smiling Ordinal Version. Dovrebbe essere. No, scusate, no. Ho già detto la prima cavolata. È Ericas Standards Blushing Face. Quindi è un personaggio femminile, catalogato come very good, perché alcuni pezzi magari possono essere un po' rovinati o magari sono anche dei pezzi usati, loro comunque lo segnalano. Poi andiamo ad aprirne un altro, anche questo ha un faccino veramente, veramente delizioso, no, troppo, troppo adorabile, veramente. E questo è perché. La fattura è in bianco e nero. Allora, dovrebbe essere non lo so. Allora, fatemi vedere. Questo è quello, questo è quell'altro. Allora, dovrebbe essere Supersonico Working Set Faceplate. Dovrebbe essere questo. E poi procediamo con l'apertura degli altri due. Abbiamo lei che è carinissima. Allora, lei dovrebbe essere Asuna Smiling Ordinal Version, quella che avevo sbagliato prima. E quest'altro adorabile faccino. Me lo ricordo perché è White Rabbit, quindi questo sono sicurissimo perché me lo ricordo. È veramente, veramente molto molto carino. Allora, sono
di in realtà carnagioni diverse, queste due sono simili. Molto molto simili, direi quasi uguali. Questo è un rosa molto più scuro, non so se riuscite a vedere in video. E poi c'è lui, che questa carnagione è veramente difficile perché è un bianco molto freddo tendente al violaceo. Nel video sicuramente non si vedrà, però dal vivo il colorito è praticamente questo. Allora, visto che io ho questo piccolino qua con me, allora, come carnagione, in realtà l'unico che un pochino si avvicina è lui. Io qui dentro non credo di avere dei corpi snodati, li ho tutti nel cassetto. Cioè, sì, c'ho, vabbè, c'ho l'archetype, che l'archetype in realtà no. È simile, ma no. No, come colorito, no. Non mi fa impazzire. Adesso vediamo se riesco. Sì, perché sono difficilissimi. Sapete quanti ne ho rotti di questi affari? Un sacco. Vediamo un pochino. Perché poi ho dei corpi che ve li ho fatti vedere anche l'altra volta. Sono dei corpi, diciamo, non snodati. Vediamo nell'ultimo scompartimento, ma direi assolutamente di no. Anche qua ho qualche altro corpicino. Allora, fra l'altro, poi quello che mi manca in realtà sono anche i capelli, ma non c'era niente che mi piaceva. Allora, no, io direi che comunque sì, come match assolutamente non ci siamo. Quello che si avvicina di più è questo, ma comunque non mi fa impazzire. Gli altri sono assolutamente più aranciati, più rosa, e quindi dovrò poi eventualmente o comprare altri corpi YMY che io adoro veramente tantissimo, andatevi a vedere il mio video precedente, o altrimenti vedrò di fare qualche altro ibrido, di smontare qualche altra testina. Comunque, io che poi faccio sempre queste foto, no? Stranissime, perché poi faccio ovviamente la copertina del video. Però sono veramente molto molto contento di queste testoline perché mi piacciono tantissimo. Vi lascio magari scritto in sovraimpressione quanto ho pagato in totale, perché in realtà nell'elenco, quello che io ho chiamato fattura, in realtà non è una fattura, ma è semplicemente un elenco dei prodotti che mi sono arrivati. Bene ragazzi, questo video io l'ho detto non sarebbe durato molto, è stato molto molto veloce, ma io avevo anche voglia di aprirlo, quindi ho cercato di aprirlo subito appena mi è arrivato, senza aspettare magari altri spacchettamenti, fare un video un po' più corposo. Ma detto ciò, io spero comunque che il video vi sia piaciuto. Quello che vi chiedo sempre è di lasciare un like a questo video, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdermi nessuna notifica al pubblico un video alla settimana. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video, ciao!